Buongiorno amici che seguite settimanalmente i miei oroscopi qui sul mio canale YouTube. Io sono Joss Astrologia e potete trovarmi al sito www.jossastrologia.com. Vediamo lo zodiaco insieme di questa settimana, settimana che va dal 29 sino al 4 giugno. Ingressiamo in quello che è il mese dell'estate per eccellenza, seppur insomma il tempo non è ad oggi magnanime nell'offrirci quelle che sono delle condizioni, delle temperature, delle condizioni meteorologiche che ci possono far pensare ad un avvicinamento verso quella che è un'estate, che sicuramente sarà benedetta dal transito di questo meraviglioso sole in Cancro. Ma intanto questa è una settimana in cui il sole brilla per i segni d'aria, nello specifico brilla per il segno dei gemelli. Ma vediamo al di là del sole la movimentazione energetica di questa settimana. Partiamo ovviamente con il segno per eccellenza, archetipo di nuovi inizi ed inizio, e infatti inizia per l'appunto la ciclica dei 12 segni, segno dell'Ariete. Allora, amici, tante sono le situazioni a cui dobbiamo far capo. Innanzitutto, la situazione energetica del segno è una situazione che regala dei movimenti energetici e dunque degli avanzamenti circa tutte quelle faccende che ad oggi erano ferme ed erano stagnanti, perché se sino ad oggi questo Ariete, che sì, ha vissuto negli scorsi mesi dei rinnovamenti o anche ha progettato o semplicemente ha sentito un'energia nuova e differente, è un Ariete che è rimasto un po' fermo sui propri progetti, sui propri traguardi. È vero che l'eccentricità, la voglia di fare, la voglia di ottenere dei risultati anche in maniera abbastanza plateale, perché siete un segno che ama stare al centro dell'attenzione in maniera ovviamente differente l'un dall'altro, ma questa settimana sentite che all'orizzonte qualcosa finalmente si sta muovendo, complice l'ingresso di questo meraviglioso Marte nel segno del Leone settimana scorsa, che avanza all'interno del vostro amico fraterno Leone e che vi invita dunque voi stessi ad avanzare verso tutte quelle situazioni professionali e personali ad oggi bloccate. Faccio l'esempio: avete state attendendo una comunicazione per l'inizio di un nuovo lavoro, se siete liberi professionisti e questa tarda ad arrivare. Ecco, quei transiti di questa settimana, col concorso di Marte e della Luna tra martedì sera, mercoledì e giovedì, sicuramente dei movimenti da parte vostra e di sicuro successo ci saranno. Ecco, questo Marte ci regala un'immagine molto battagliera, molto guerriera del vostro segno, che di base lo è già perché è il segno che rappresenta l'SPQR, rappresenta il Sacro Romano Impero, rappresenta le lotte per poi giungere a quello che è la compassione cristica del segno dei pesci, per una insomma, questione di spostamento del punto vernale della Terra, che ha decretato poi anche l'inizio di accadimenti storici. Entriamo in quella che è un po' un'astrologia mondiale. Ma il segno dell'Ariete per eccellenza è un segno che garantisce le lotte, garantisce la competizione, garantisce le sfide della vita e la voglia, attraverso una grande forza di volontà e vitalità, di ottenere il massimo, di vincere queste sfide. Questa settimana si tratta per l'appunto di sfide, specie se col partner non andate d'accordo, se sentite dell'astio, della maretta e ve la state trascinando da tempo. Ecco, questa settimana sarà una settimana esplorata di alcuni vostri stati d'animo che certamente porteranno dei conflitti, dei contrasti con chi vi sta accanto e con chi non la pensa come voi. È bene anche chiarirsi. Il segno dell'Ariete questo lo sa molto bene. Anche le finanze devono essere attenzionate particolarmente. Mercurio nel secondo campo si è riattivato, sta via via avvicinandosi al segno dei gemelli. Certamente piccole spese, piccole comunicazioni relative magari a mancati pagamenti che per svista, per dimenticanza non avete messo in atto, non avete pagato. Ecco, questo Mercurio ve lo ricorda con certificazioni, comunicazioni, con documenti che vi inviteranno poi a mettere a posto i conti. È anche il fronte fantasia, creatività che non vi manca, perché in generale l'Ariete è uno dei segni più fantasiosi e anche creativi dello zodiaco, insieme ad altri ovviamente. Questa settimana viene un po' meno, quindi fate attenzione perché
potrebbe esserci col concorso di questa Venere alla quadratura del vostro Sole Arietino sicuramente delle difficoltà che poi risolverete sotto il profilo dell'arte, della creatività, sotto il profilo di tutto quello che riguarda la creazione proprio fisica delle vostre idee. Non manca la creatività comunque in generale, è soltanto uno stop provvisorio che è circoscritto a questa e ancora la prossima settimana. Comunque è una settimana che favorisce anche la coppia, c'è una bella intimità, c'è la creatività, ecco, la vedrete sotto le coperte, è molto positivo il momento perché chi ha un lavoro autonomo ha possibilità di vivere sia la sfera personale con il partner che la sfera professionale veramente a 10 e lode. Quindi è una settimana davvero splendida. Diamo agli Ariete un bel 8 più, congratulazioni. Segno del Toro. Allora, i nativi del Toro hanno sicuramente dal canto loro Mercurio che è transitante nel segno, lo abbiamo detto spesso, che per i Toro sta nascendo ed è nata una nuova stagione, la stagione della costruzione, la stagione del consolidamento, la stagione in cui tutto quello che avete sino ad oggi trascinato andrà via via a costruirsi, a concretizzarsi e a creare qualcosa di nuovo e di stabile nel tempo. Abbiamo Giove nel segno che garantisce ai single la voglia di innamorarsi e l'avanzamento dei vostri progetti personali. Mi riferisco a quei Toro che da tempo sono soli, si impegneranno un pochettino di più proprio questa settimana nel avanzare verso il trovare la persona giusta o avere accanto una persona che faccia compagnia e con cui si possa condividere la vita. È un Toro molto forte, un Toro che questa settimana può progettare e programmare il proprio futuro. Questo riguarda anche le coppie stabili, le coppie solide, che con Giove dal canto loro, Saturno dal canto loro, Venere dal canto loro, Marte che è uno stimolo, essendo in quadratura, devo dire che hanno soltanto che da guadagnarci con questi pianeti. Quindi se avete accanto la persona giusta, se state da tempo pensando di fare quel passettino in più, può essere un matrimonio, può essere l'acquisto di una casa in comune, anche una convivenza, anche un viaggio importante che solidifichi, consolidi la conoscenza reciproca del partner, beh, devo dire che tutto questo le stelle lo ammettono e soprattutto lo avvantaggiano con energie ad una frequenza vibratoria molto alta, quindi sicuramente la semplicità nella realizzazione, nella costruzione dei vostri progetti, anche personali, non mancherà. Idem con patate per quanto riguarda il lavoro, perché i liberi professionisti che negli ultimi tempi avessero avuto dei blocchi circa le spese, circa il lavoro, delle difficoltà di clienti che magari non pagavano, comunque anche una certa forma di stanchezza sul fatto che le cose non ingranassero a dovere, questa settimana vedrete decisamente, così come è stata in parte la settimana precedente, vedrete decisamente una bella energia volta al lavoro, volta all'incasso, incassare il denaro che non avevate ancora incassato, volta ai nuovi progetti professionali, ai nuovi clienti che si affacciano a voi, una settimana di movimento lavorativo, devo dire, davvero, davvero sensazionale, soprattutto per i lavoratori autonomi. Possono anche procacciare nuovi clienti e ottenere con facilità questi nuovi clienti. Quindi è una settimana davvero super. Stessa cosa riguarda i dipendenti, perché anche i dipendenti nel corso di questa settimana hanno dal canto loro transiti meravigliosi, quindi vivranno molto meglio l'ambiente professionale, avranno capacità di empatia, di colloquialità verso i propri datori di lavoro, verso le persone con cui lavorano insieme, può essere il vicino di scrivania piuttosto che un collega che magari passa en passant in ufficio. Comunque l'umore è alto, l'energia non manca, nello specifico le giornate di giovedì e venerdì sono benedette dalle stelle perché regalano attraverso una posizione molto stimolante della luna quella che è la voglia di evasione e potrete non soltanto lavorare in maniera vivace, brillante, attiva, avere un problem solving straordinario e al contempo ottenere anche una serata, una mondanità piacevole con amici, con il partner, con i colleghi, con chi vi sta accanto, davvero memorabile. Quindi questa è davvero decisamente una settimana da 9. Congratulazioni. Gemelli.
I nativi del segno hanno tanto da fare, certamente è un periodo in cui avete visto che non tutto è andato liscio come l'olio, qualcuno ha avuto delle difficoltà anche impreviste nell'ambito del lavoro, forse qualche chiamata non è arrivata, qualche comunicazione se è arrivata non è arrivata bene, qualche acciacco sotto il profilo della salute, ovviamente tutto risolvibile. Sicuramente molti di voi hanno avuto delle belle carte da pelare anche giuridicamente, anche attraverso la consultazione di notai, giudici, esperti del settore legislativo e legale. È un momento in cui il segno dei gemelli sta cambiando. Mi riferisco in particolar modo alla prima decade, ma non scordiamoci che comunque Saturno, la quadratura del Sole, regala ai nativi dei gemelli una lenta e graduale trasformazione sentita anche dalle altre decadi, seppur non in maniera attiva e in modo diretto. Ovviamente il background energetico, cioè se avete una sensibilità spiccata potrete capire quello che sto dicendo, ma il background energetico, la sensazione che qualcosa non stia girando nel verso giusto, che ci sia un po' un alone grigio, non manca. Problema è che Saturno vuole da parte vostra la presa d'atto, la consapevolezza che qualcosa nella vostra vita deve essere cambiato, deve essere trasformato. Può essere un rapporto che non funziona più e che vi state trascinando, può essere un lavoro che non funziona più e che vi state trascinando altresì, può essere qualcosa legato ai vostri familiari o alle vostre sfere delle amicizie, anche la scuola se i più giovani ci seguono, ma ho visto che il range di chi segue questo canale è abbastanza alto in termini ovviamente d'età. Ma qui entra in gioco un fattore importante e che è legato più che altro alla vostra grande forza di vitalità, la vostra determinazione, perché già di base voi venite con un radix, i gemelli è condizionato da questo Marte che nel radix è in sestile al Sole e quindi in qualche maniera dà ai nativi del segno una bella grinta anche ponderata ed equilibrata, quindi quando dovete parlare parlate, quando dovete stare zitti state zitti, quindi avete un ottimo equilibrio tra parola e capacità di arrivare dritti al sodo, di determinazione nel sostenere i vostri contenuti. Ecco, questa settimana si ribatte il chiodo su quel settore, su quel tipo di faccenda che non ha funzionato sino ad oggi e le discussioni in modo equilibrato e chiare da parte vostra non mancheranno. Mi piace la coppia stabile che, seppur condizionata da questo Saturno alla quadratura, quindi qualcosa succederà, qualche chiarimento, qualche situazione che può far nascere un misunderstanding nella coppia, sarà soltanto che positiva, perché il chiarimento nelle coppie stabili, qui previo analisi della sinastria relativa alla coppia, ma sicuramente questo Saturno, se la coppia è stabile, agisce verso una costruzione consapevole di un futuro di coppia. Quindi questo Marte dal segno del Leone che vi aiuta, vi benedice per gran parte dell'estate, perché fino al 7 luglio circa lo avete in una posizione a vostro favore, vi aiuterà certamente a consolidare i vari progetti professionali o personali. Questa settimana la Venere rimane in una posizione neutrale, il vostro Sole di semisestile nel secondo campo, quindi sicuramente se attendete del denaro arriverà in particolar modo con lo stimolo della Luna tra martedì e mercoledì, tra lunedì sera, martedì e mercoledì. Molto bene anche chi dovesse, avesse un'attività in proprio, chi dovesse ottenere del denaro arretrato magari da parte di qualche cliente o da parte di qualche ente pubblico. Questa è una settimana comunque a livello finanziario di successo. Ecco, mi piace anche tanto il single, perché con pianeti del genere, Mercurio al dodicesimo campo, Giove al dodicesimo campo, è vero che si tratta di un campo più dedito alla zona eterica, zona astrale, quindi tutti i piani che si allontanano dalla materia del corpo fisico e che poi sono rappresentati dall'animico, dall'interiorità. È vero che avrete un'interiorità predisposta, come abbiamo detto, ad un confronto, ad una trasparenza, ad una chiarezza, qualora siate protagonisti di qui pro quo anche con persone che vi stanno a cuore. Ma questi transiti aiutano tanto, tanto i single ad innamorarsi, formano un aspetto energetico molto buono al sole, che sicuramente vi condurrà a essere anche più aperti ed accogliere persone che magari inizialmente non è che vi piacciono molto sul piano fisico, ma che invece poi con l'andare del tempo potrete trovare davvero interessante. Quindi comunque questa è una settimana tutto sommato positiva, a cui destino un bel 7, congratulazioni. Segno del Cancro.
Allora, gli amici del cancro, andiamo veloci perché voi sapete che questi oroscopi sono poi trasmessi su varie radio private, ma potete anche trovarli in forma più ridotta su Instagram di Novella 2000, ovviamente in collegamento settimanale con RTL 102.5, ma quindi cerchiamo di farli molto veloci anche per una per questione radiofonica, no? Perché lo spazio a disposizione chiaramente non è tantissimo. Allora, sicuramente il cancro viene da anni difficili, questo lo abbiamo detto spesso, da anni in cui niente si è mosso, da anni in cui avete dovuto assistere una persona a voi cara, da anni in cui le finanze non hanno funzionato, insomma tante sono state le gatte da pelare per i nativi del segno. Diciamo che adesso cominciate in maniera evidente a vedere la luce del sole e sia Giove che Saturno vi aiutano, vi spingono verso quella che è una forma di evoluzione globale della vostra vita. Qui entra in gioco il singolo caso, cioè può essere il cancerino che sta cercando lavoro e con transiti del genere questa settimana il lavoro non è assicurato di più, è assicuratissimo perché anche la Venere passa sul vostro sole, quindi è un momento in cui energeticamente non mancheranno i successi, non mancheranno gli avanzamenti circa i vostri progetti, quindi chi sta cercando lavoro questa settimana avrà delle risposte più che positive, chi vuole aumentare il proprio lavoro, quindi chi è un libero professionista e guadagna dal numero di clienti e dalla mole di lavoro, questa è una settimana davvero straordinaria. In concorso a posizioni splendide veramente c'è anche questo Marte che pur essendo il semisestile rientra nel secondo campo solare dedito appunto alle finanze e al lavoro. Quindi non manca la possibilità dei cancerini indipendenti di ottenere più clienti e di avere sicuramente più denaro a proprio favore. Così come il denaro entra, il denaro esce anche, perché se avete un'attività in proprio potrebbero esserci delle spese, sì preventivate ma non quantificate nella giusta maniera, che sovvengono a voi e possono in qualche modo così destabilizzarvi. Ma è un neo rispetto a quello che è un ambiente energetico meraviglioso che vi accompagna nel corso di questa settimana. Saturno dal trigono del Sole ci racconta anche di un cancro che sta pensando ad una vera e propria evoluzione della propria sfera professionale. Lo fa attraverso la decisione graduale, consapevole sempre più, di istituire qualcosa di proprio qualora fosse le dipendenze, di cambiare città per poi rinascere professionalmente, di dare un taglio al passato per rinascere con un'identità sociale e professionale completamente nuova. È un Saturno che ci porta ad una costruzione di qualcosa di nuovo, ad un consolidamento di una posizione professionale, se il percorso professionale che state avendo è un percorso di crescita ed è giusto per voi. Quindi se siete in linea a ciò che il destino o ciò che in parte il destino ha deciso per voi con i vostri talenti, con i doni che sono stati a voi destinati dal tribunale karmico e dai maestri del karma, certamente i pianeti che coinvolgono la vostra personalità questa settimana vi fanno fare dei passi in avanti, quindi sicuramente avrete graduali successi già a partire da questa settimana. Idem anche la coppia, cioè la coppia. Sappiamo che il cancro è uno dei segni più romantici dello zodiaco, è molto legato al passato, ai ricordi, alle fotografie, alle fantasie, ai sogni romantici, no? Ma anche ai collegamenti medianici, ma questo è un altro discorso, dove voglio arrivare riguarda la coppia, cioè se accanto avete la persona giusta, questo è il momento di crescere. Può essere in arrivo un bambino, così come può essere in arrivo qualcosa di davvero straordinario che vi aiuta ad evolvere il rapporto. Quindi andiamo incontro ad una settimana egregia. I single più incalliti, quelli che proprio non ci pensano minimamente a stare con una donna perché si bastano da sé o con un uomo perché si bastano da sé, questa settimana cambieranno radicalmente la propria idea. E seppur ancora non siamo proprio nel momento più giusto per trovare una persona accanto e che sia duratura, certamente è l'inizio di un percorso che vi condurrà in un anno esatto ad avere accanto chi vi meritate e sarà sicuramente una persona grandiosa perché i nativi del segno del cancro vivono di quella che è un collegamento del cuore, dell'empatia verso chi ha bisogno, sicuramente sensazionale. Diamo al cancro per questa settimana un 8 più, congratulazioni. Segno del leone. Passiamo al leone.
che è il quinto segno dello zodiaco, segno dell'arte, segno anche dell'ego, rappresentato dal sole. Il sole ci ricorda che noi siamo forza di volontà, noi siamo luce, luce e amore. E questo è il significato relativo al segno del leone, quinto segno dello zodiaco, che rappresenta il cuore, rappresenta le emozioni. Non per niente il leone è generoso, no? Cuor di leone si sostiene, no? Perché il leone come animale non solo porta in sé una grandiosità, una magnificenza che è caratteristica peculiare del segno, ma rappresenta anche quello che è una spinta verso la generosità. Non per niente l'asse 5-11 rappresenta l'asse cardiaco, l'asse del cuore, e rappresenta anche sotto il profilo astrologia medica il cuore. E qui il sole entra in gioco, la forza di volontà. Questa settimana c'è un bellissimo aspetto legato ai luminari, perché sia il sole di transito in gemelli che il sole dei nativi del segno è un aspetto meraviglioso. Quindi si presume che molti di voi, previo analisi ovviamente individuale, abbiano una settimana in cui saranno in grado di equilibrare mente e cuore, e questo è già un aspetto straordinario che vi consente di essere, di vivere una settimana il più sereno possibile. È vero che questo Marte transita all'interno del Sole, quindi molti di voi, altro che equilibrio di mente e cuore, saranno furibondi, ma è una situazione, quella del vostro essere arrabbiati, che si manifesterà questa settimana, che già vi portate appresso da molto tempo. Quindi anche il fatto che i luminari siano in una posizione di sestile, dunque di equilibrio, questo fa capire come voi vogliate l'equilibrio affrontando le problematiche da cui provenite. Quindi questo Marte acuirà quella voglia di chiarimenti, a volte magari eccessiva nell'arte oratoria, nel verbum, che però vi consentirà di ottenere quell'equilibrio che i luminari vogliono per voi nel corso di questa settimana. Quindi chiunque si trascinasse faccende conflittuali del passato, questa settimana finalmente riuscirà a risolverle in maniera precisa e chiara con chi vi circonda, con chi avete dei conflitti. È un Marte molto bello che avvantaggia la sessualità, quindi sotto le coperte molti di voi saranno veramente incredibili, anche le donne già magari sposate, fidanzate, avranno possibilità di acuire la carnalità sotto le coperte col proprio partner, ma anche di divertirsi con una persona estranea a quello che è la sfera matrimoniale. Se avete un amante, aumenta l'incontro, se non lo avete, qualcuno potrebbe farvi il filo, e se vi piace, potreste cadere in tentazione, e direi meno male, perché anche il piacere della carne deve essere soddisfatto, tolta la matrix religiosa da cui siete condizionati, di cui tutti noi in parte siamo condizionati, in virtù della nostra evoluzione personale. Bella questa settimana anche perché dal canto vostro avete la quadratura di Giove. Ora, la quadratura di Giove sappiamo che non fa andare tutto liscio come l'olio, ma fa aggiustare, perché è uno stimolo ad una trasformazione personale, individuale, identificabile in un range ipotetico di azioni. Quindi mi riferisco a tutte quelle coppie che non funzionano, potranno pensare realmente di staccarsi in modo definitivo, semplice, elementare e pacifico, pur andando a discutere inizialmente su alcune problematiche che si trascinano. Il leone è alla ricerca di equilibrio e questa settimana farà di tutto per poterlo avere. C'è voglia di nuovo, c'è voglia di rinnovamento. Anche a livello professionale, un progetto nuovo vi regala quell'aria fresca che da tempo attendete. È un momento giusto per rimettervi in gioco, anche nel lavoro. Un progetto nuovo giunge a voi, una situazione professionale si manifesta finalmente per voi. È il momento della rinascita anche a livello professionale. Molti liberi professionisti, molti creativi riceveranno un incarico, otterranno del denaro, avranno la possibilità di spostarsi per lavorare di più e lavorare ad un progetto davvero nuovo che può per molti di voi segnare l'avvio di qualcosa di sensazionale e rinnovante. È una settimana bella anche per tutti coloro che lavorassero nelle dipendenze, perché non mancheranno certamente le competizioni, le sfide con chi vi sta accanto, la voglia di dimostrare il vostro valore, ma anche qui andrete incontro alla necessità di equilibrarvi con chi avete dei dissapori. Quindi via via, ecco che gradualmente il segno del leone acquisisce quello che è l'equilibrio base e cardine di questa settimana e delle prossime. Quindi diamo al leone un bel 8,5, congratulazioni. Segno della Vergine. Il segno della Vergine, lo abbiamo più volte detto, è un segno sicuramente che viene da,
viene da momenti complessi, perché molti di voi, non tutti chiaramente, hanno già avuto delle forti difficoltà portate da questo Saturno. Chi ha perso un caro, chi ha concluso una storia d'amore, chi ha visto allontanarsi maggiormente una persona vicino, chi ha invece deciso, è gli stesso o è la stessa, di cambiare aria e di andare da un'altra parte, magari geograficamente lontano rispetto a dove era sino ad oggi, o cambiare un lavoro e quindi andare lontano per vivere una nuova esperienza professionale. Insomma, il ventaglio interpretativo dell'opposizione saturnina di questa settimana è veramente variegato. Non dimenticatevi che state attraversando quello che è chiamato mezzanotte dell'anima sotto il profilo esoterico, cioè l'anima è l'orologio cosmico che poi l'astrologia si riazzera e vi consente di rinascere, ridefinire quello che è il vostro ruolo all'interno di questa esistenza terrena e di proseguire verso l'ottenimento dei vostri traguardi, che è la vostra missione spirituale, che molti di voi non portano la mente consapevole, ma di cui sono manifesti gli eventi esterni. Intanto partiamo dal fatto che questa settimana c'è un grandissimo appoggio di Giove che trigona il sole dei nativi della prima decade, quindi ammorbidisce quello che è un ambiente energetico grigio dettato alla presenza di Saturno all'opposizione. Lo ammorbidisce, ma non lo fa scomparire. Qui entra in gioco anche Marte dal dodicesimo campo, che potrebbe portare molti di voi a discutere, a dibattere, a voler concludere un legame che sapete essere ormai divenuto insopportabile. Quindi molti di voi, con questo Saturno che avanza nel segno, toccando i 7 gradi, arrivando a toccare i 7 gradi e poi retrogradendo via via nel corso dell'estate, sta prendendo atto che una collaborazione professionale, una posizione professionale assunta, un compagno, un partner, un amante, un'amicizia, qualcosa va tagliato, qualcosa non funziona più. Ed è bene che questa settimana, con Marte nel dodicesimo campo solare, prendiate atto, e sicuramente ne prenderete atto, perché Marte nel dodicesimo campo solare vi rende intolleranti, quindi molti di voi non tollereranno più qualcuno o qualche situazione, e questo è lo spartiacque tra chi siete oggi e chi sarete un indomani, perché da qui parte un vortice di trasformazioni e di pensieri logici che vi condurranno verso il sentiero a voi più corretto. Il sentiero a voi più corretto riguarda quella che è una massima, cioè accanto a voi ci siano persone positive, perché noi attraiamo ciò che siamo, e questo è un momento in cui voi dovete allontanare tutte quelle persone, quelle situazioni che sapete non essere più in linea con voi o con i vostri obiettivi futuri. Laddove ci sono obiettivi nuovi, ci sono energie nuove e necessità di un cambiamento radicale che il vostro io superiore vi aiuterà sicuramente a fare. Questa è una buona settimana anche in virtù di questa Venere, che sì, è vero, Marte vi porta dei dissapori, eccetera, ma questa Venere vi rende consapevoli, vi rende più attenti, vi rende più accorti, vi rende più in linea, ripeto nuovamente, scusate se sono ripetitivo, ma vi rende più in linea verso tutto ciò che vi circonda e che è bene ed è bello per voi avere accanto. Sicuramente non manca la fatica, perché Saturno impone sacrificio e fatica. Molti avranno difficoltà ad allontanare chi hanno amato fino ad oggi, hanno difficoltà a tagliare legami con collaborazioni che sino ad oggi hanno fruttato molto, ma tutto questo, grazie alla presenza del sestile di Venere dal segno del Cancro, capiranno essere assolutamente in linea. Passiamo invece alle cose belle. Le cose belle riguardano le nuove comunicazioni, gli spostamenti, le nuove relazioni che verranno a essere intessute, sia di stampo affettivo, amicale, che di stampo sessuale, ma anche di stampo professionale. Quindi attendetevi nuove collaborazioni, spostamenti improvvisi, magari non programmati per il lavoro, che frutteranno molto bene. Attendetevi entrate di denaro improvvise, o quel denaro che da tempo attendavate e non arriva, ecco che improvvisamente giunge a voi anche dopo una semplice comunicazione. Ma anche di comunicazione parliamo questa settimana, cioè di possibilità di ricevere quella comunicazione che da tempo attendavate e che sarà positiva e segnerà per voi l'inizio di qualcosa di nuovo. Quindi non solo uno zodiaco un po' complesso, ma anche buone nuove sono in arrivo per i nativi del segno della Vergine, a cui do un 7. Bilancia.
Bilancia, segno di aria, benedetto dal passaggio del sole nel segno dei gemelli, quindi certamente è una settimana in cui non mancano le possibilità di essere brillanti, vivaci, solari, esclusivi del pensiero nel vostro moto attivo, nelle vostre forze di volontà. Non siete un segno banale, non amate la massa, non amate il gregge, amate la bellezza. Amate l'armonia, siete edonisti alla ricerca del bello, molti sono artisti, sensibili. È una bilancia che certamente, finalmente oserei dire, ha una bella rinascita. Una rinascita che è portata sicuramente da pianeti che non sono ancora precisi per voi e non sono ancora una garanzia di exploit professionali come desiderate, ma sicuramente sono pianeti che vi portano a vivere la settimana e il periodo in maniera molto più attiva e molto più benefica rispetto a mesi fa in cui insomma, Giove e Saturno l'hanno fatto un po' da padrone. Ora, Saturno è in quinconcio, quindi è dormiente, benedice tutti coloro che stessero cambiando il proprio lavoro o adottando misure differenti a livello professionale. Questa è una settimana bellissima invece per i liberi professionisti, perché con questo Marte in sestile tante saranno le possibilità di stringere contratti nuovi, alleanze professionali nuove, progetti professionali che en passant giungono a voi e altresì se ne vanno, ma che fruttano. Quindi certamente se la bilancia ricerca di denaro questa settimana ci saranno dei begli ingranaggi in movimento che glieli condurranno. Anche la sfera relazionale, pur non essendo benedetta da transiti vincenti, perché abbiamo questa quadratura venusiana dal segno del cancro che può portare una freddezza nell'espressione dei propri sentimenti o nei sentimenti del partner. Certamente è una Venere molto buona per prendere atto che qualcosa non va, se c'è effettivamente qualcosa che non va, o nello stimolarvi ad essere un pochettino più aperti verso il nuovo, verso la novità. Quindi può darsi che vi capiterà magari una chiamata di una persona che vi piacerà. Ecco, coglietela al volo, non lasciatevi scappare le opportunità, i piccoli treni, i piccoli vagoni che la vita vi chiede, su cui vi chiede di salire. Perché questa è una settimana davvero, davvero sorprendente sotto certi punti di vista. Soprattutto se siete pronti ad accogliere al volo le opportunità che la vita vi dà. Ripeto, non sono opportunità che vi sconvolgono l'esistenza o che aprono sentieri da karmici o dharmici particolarmente rilevanti, perché sono pianeti che sì, vi fanno stare bene, vi fanno essere attivi, vi fanno sistemare i vostri affari, però ecco, e vi rendono anche mentalmente più leggeri rispetto ai precedenti mesi, ma mi raccomando, ecco, il bello deve ancora arrivare e arriverà presto presto. Intanto questa settimana benedice anche i single perché dà la possibilità appunto con questi pianeti stimolanti di lasciarsi andare un pochettino di più anche con amici, nella mondanità, nel divertimento. Ecco, il bello di questa settimana è che molti di voi saranno leggermente un filo più avventurieri. Vi faccio un esempio. Volete andare ad un cinema d'assai che insomma, può essere pesante, un cinema che proiettano pellicole anche un po' datate, ecco la bilancia che magari prima storceva un po' il naso, no, non ho voglia, preferisco qualcosa di più moderno, fresco in movimento. Questa settimana può aprirsi e superare quei piccoli limiti che poi portano del nutrimento alla creatività e alla propria mente. Quindi è una bilancia che tutto sommato va verso il positivo. Do un bel 7,5, congratulazioni. Scorpione. Entriamo nella zona notturna dello zodiaco. Allora, lo scorpione sappiamo molto bene che viene da anni super complicati, non difficili, super difficili, in cui insomma le cose non è che siano andate proprio lisce come l'olio. Molti è vero che hanno avuto anche cose positive, per carità, non è che stiamo parlando di situazioni solo ed esclusivamente negative, però lo scorpione, così come altri segni fissi, quindi il leone, il toro, l'acquario, vengono da anni complessi, nello specifico il 2020, 21-22, non è che siano stati anni di grandi fioriture in cui insomma avete potuto beneficiare di un mare dorato, tanti di voi hanno dovuto affrontare delle grandi difficoltà. Chi di stampo finanziario perché magari avete perso il lavoro, chi di stampo legato alla salute per varie faccende che non mi piace trattare e non mi piace evocare qui in questi video, dove io voglio che il leitmotiv dei miei video sia luce e amore, no? Caratteristiche fondamentali nella creazione dell'universo secondo Rudolf Steiner, quindi antropologia
certo poi Sofia, se vi va, scrivetemi che vi posso consigliare, ecco, nel mio piccolo dei libri su cui poter accingere queste, da cui poter attrarre queste informazioni. Ma dicevo, lo scorpione viene da anni complessi, molti hanno, ahimè, perso qualcuno, simbolicamente o fisicamente, ma finalmente, arriva il bello. Ora voi direte, questo mi parla del negativo, mi dice finalmente arriva il bello. Sì, finalmente. Per voi è in atto una stagione davvero, davvero positiva, davvero felice. Questa settimana abbiamo due pianeti che sì, possono essere anche letti in maniera un po' bloccante circa i vostri progetti, ma in realtà sappiate, amici miei dello Scorpione, che dopo tutti gli anni di difficoltà e di avanzamento che avete avuto, adesso la sfera dello zodiaco, il cerchio zodiacale, vi pone di fronte alla necessità di andare avanti verso i vostri progetti che potrebbero non essere completamente in linea con quello che voi volete e desiderate. Mi spiego meglio. L'opposizione di Giove, la quadratura di Marte dal segno del Leone, possono ad oggi farvi aprire gli occhi. Cioè, se avete avuto sino ad oggi dei progetti di vita, delle idee, delle persone accanto su cui pesavate il vostro futuro, ecco, questi pianeti mi fanno capire che sì, c'è un momento di fermo, ma è un momento di fermo che vi pone nella direzione del rinnovamento. Quindi, se molti di voi, che sono evolutissimi, i nativi del segno dello Scorpione, fossero in questa condizione energetica, sappiate che una condizione energetica normale, naturale, giusta, perché vi consente finalmente di aprire il vostro Dharma, cioè sentieri nuovi, dettati da Saturno al trigono del Sole. Quindi è vero che Marte e Giove sono un rallentamento, voi volete realizzare tutto e subito, ma in questo caso sono di estremo aiuto a tutti quegli scorpioni che sino ad oggi hanno solcato sentieri, terreni, strade, vie difficili, tortuose e di cui non vedevate l'avanzamento. Vi fanno fermare, riflettere, comprendendo se quel sentiero, se quella via è giusta per voi, facendovi comprendere se queste strade sono in linea con voi. Quindi è veramente un compito molto profondo quello che i pianeti vogliono condurvi a fare nel corso di questa e non solo di questa settimana. Io la vedo come super positiva, perché finalmente se voi vi rimettete in linea con quello che è il vostro piano divino, con quello che è il vostro sentiero personale che l'anima ha scelto, la scintilla divina ha scelto prima dell'incarnazione terrena, tutto è più facile. Quindi se ad oggi vi sentite affaticati, sacrificati, avete fatto tanto e in quella via lì, in quel progetto lì non ha funzionato, questo Giove, questo Marte vi mettono ancora di fronte ad uno stop, stop revisionale, che vi conduce poi ad un cambiamento di sicuro successo. Questo riguarda gli scorpioni che da tempo, in maniera proprio perentoria, forte, determinata, perché è così lo scorpione, no? Ama le sfide, ama vincerle, vuole a tutti i costi raggiungere quell'obiettivo, quel traguardo. Ma i pianeti, in questo caso, vi invitano ad un'opera di revisione dei vostri progetti e vi regalano poi anche delle indicazioni nella comprensione della strada migliore da attuare. Quindi state attenti questa settimana, ascoltate i messaggi della vita, della vostra vita, leggete i simboli che la vita, la natura vi fornisce, perché è lì che si nasconde la verità. La vostra evoluzione passa attraverso una nuova conoscenza di una nuova via che dovrete percorrere. Ripeto, non è per tutti così, perché c'è invece lo scorpione che magari è un pochettino più sensibile, più evoluto, perché la vita lo ha portato a vivere anche dei dolori in maniera più intensa e più importanti. Ecco, questi pianeti qui regalano una possibilità. Un nuovo inizio che pone i nativi del segno dello scorpione verso dei cambiamenti intimi. Magari molti di voi che sono stati soli, ecco che con pianeti del genere incontrano una persona che li sconvolge e nasce un crash, uno scontro emotivo tra la vostra volontà che proviene dalla mente e il vostro desiderio di amare che proviene dal cuore. Quindi in tutto questo
Io vi chiedo massima attenzione perché questa è una settimana che davvero vi condurrà a svoltare. Non sarà solo questa la settimana, ma questo è l'inizio di un cambiamento di successo. Questo riguarda sia nella sfera affettiva che nella sfera lavorativa, perché molti di voi che magari sono da tempo fissi in una posizione professionale e si accontentano, stanno bene, pensano di essere al posto giusto, con le persone giuste, questi pianeti qui invece mettono su chi va là. Qualcosa succede e quel qualcosa vi conduce verso un rinnovamento della vostra identità sociale, per alcuni professionale e per altri personale legato agli affetti. Quindi davvero, davvero uno scorpione a cui destino un 7 politico, ma non è un 7 che definisce una settimana difficile come intendiamo solitamente, definisce una settimana difficile perché è una settimana in cui molti di voi saranno condotti maggiormente ad analizzare se stessi attraverso alcuni impedimenti, alcuni ostacoli, alcuni rallentamenti che la vita dà. Anche le sorprese non mancheranno, le stesse sorprese che però saranno meravigliose a lungo raggio come tempistiche, ma all'inizio potrebbero scuotere gli animi di molti e insomma porvi degli interrogativi notevoli. Quindi diamo un 7 politico per questa ragione. Sagittario. Il Sagittario invece è una tutt'altra musica, cantiamo una musica completamente diversa. Partiamo dal fatto che abbiamo di base la necessità di dare un taglio. Cosa vuol dire dare un taglio? Vuol dire che spesso molti di voi non vogliono vedere che le cose non funzionano e quindi per un quieto vivere, perché avete paura di cambiamenti significativi, perché avete paura della solitudine, state nella condizione in cui state, sia in amore che nel lavoro. Le paure attanagliano un po' tutti i segni, un po' tutti gli individui in questo mondo, fa parte dell'essere umano avere paura. Sagittario più di altri, perché pur avendo questo indomito coraggio, no? Perché sennò anche insomma, un guerriero, uno sportivo, quindi una persona che ama anche le sfide in maniera diversa rispetto allo scorpione, perché ama mettersi in gioco, lo scorpione ama vincere, è anche molto più sanguigno come segno. Il Sagittario è sportivo, ama si vincere, però ama la sportività a 360 gradi. Ecco, in questo caso, questo Saturno della quadratura ci regala un'immagine di un Sagittario che negli ultimi tempi è stato seduto un pochettino sugli allori, quindi un po' per comodità, un po' perché così andava bene ed era la condizione a detta sua migliore che poteva stare, rimane lì fermo. Ecco, e no, Saturno non vuole questo. In concorso a Saturno, Marte da Leone, che in qualche maniera bussa alla porta della mente del Sagittario e invita a cambiamento. Lo fa attraverso confronti accesi nel partenariato o nelle relazioni professionali. Lo fa anche nella sfera familiare, con chi vi sta accanto, lo fa con chi avete bisogno. Perché Marte non è che lo fa per cattiveria, ma il principio dell'astrologia è un principio dedito all'evoluzione e molti di voi hanno bisogno di cambiare, di trasformarsi in seguito a conflitti. Sagittario, ma non solo, anche altri segni, ha bisogno di confrontarsi per poi cambiare. Ecco, il confronto questa settimana, state tranquilli che non mancherà. Lo avrete con chi necessitate non tanto di confrontarvi, ma è lì il tema, il leitmotiv della vostra vita e del cambiamento di cui sto parlando. Mi riferisco magari litigate con un datore di lavoro per una sciocchezza, ma litigio importante perché siete stanchi, litigate con un partner perché da tempo trascinate un legame, litigate anche lì per una sciocchezza, ma siete stanchi. Ecco, dove litigate, lì è la chiave dell'evoluzione. Perché Saturno vuole questo nella quadratura, lo vuole per la prima decade, ma ricordiamoci che Saturno in generale agisce a 360 gradi un po' per tutto il segno, perché definisce un ambiente energetico con la sua frequenza vibratoria che sappiamo non essere alta per quanto riguarda Saturno. Sono frequenze basse, sono frequenze legate al chakra, ovviamente bassi dei nostri campi energetici e quindi agiscono portando scelte, perché i campi, diciamo, le energie dei chakra bassi, il chakra base rispetto al chakra della corona hanno due azioni differenti. Saturno agisce nei chakra bassi perché? Perché vuole l'attività, vuole l'attivismo, vuole l'azione. I chakra bassi stanno nel basso del nostro corpo. Parliamo del chakra base, che è il chakra ovviamente vicino alla base della spina dorsale, parliamo del sex chakra, che è il
chakra ovviamente legato alla sessualità, parliamo del chakra ovviamente dello stomaco, del possesso, quindi quelli che sono i chakra diciamo più bassi, poi nel pranikin ce ne sono altri da poter analizzare, però non siamo qui per parlare di pranikin. Sicuramente i chakra bassi sono direttamente condizionati all'azione saturnina, che è altresì un'energia che ha una frequenza vibratoria bassa e quindi spinge al cambiamento o all'immobilismo o al cambiamento. Però chiaramente le gambe, che rappresentano in toto il segno del Sagittario, essendo metà cavallo, metà uomo, quindi centauro che scaglia la sua freccia in direzione futuro, progetti futuri, ovviamente con Saturno in quadratura, questa freccia qui me la scaglia sì, però devi anche capire la direzione in cui scagliarla, e quella direzione è compresa appunto da Marte al trigono del Sole per i nativi della prima decade. Ripeto, Saturno agisce a 360 gradi per tutto il segno del Sagittario, lo fa definendo un ambiente energetico non tanto così, non tanto brillante, energetico e fresco. Ma tornando poi alla settimana, perché questo è importante, sono oroscopi settimanali, io poi mi perdo, faccio digressioni e progressioni su temi che magari non riguardano direttamente questa settimana, ma riguardano un po' l'ambiente energetico del segno in generale. Tornando a questa settimana, beh, la luna sta nel segno nel fine settimana, quindi vorrete che non vi dica che nel fine settimana sarete particolarmente attivi? Ve lo dico sì, nel fine settimana sarete particolarmente attivi, sarete in perpetuo movimento, vi sposterete, farete questo e quell'altro, incontrerete amici del passato, se avete un lavoro autonomo e siete stacanovisti, anche il fine settimana vi aiuta, programmate, progettate, contattate, insomma c'è del bel fermento in giro. È un Sagittario che si muove tanto nei tre piani, materiale, quindi viaggia, mentale attraverso i progetti e spirituale attraverso le idee e i sogni che vorrebbe realizzare. Quindi insomma è una settimana in cui il movimento non manca, diamo al Sagittario un 7,5. Capricorno. Capricorni miei, sapete molto bene, perché lo dico spesso nei miei oroscopi anche su RTL che sentite poi settimanalmente, sapete che voi in concorso ai pianeti di transito di questo periodo rappresentate uno dei segni favoriti della seconda parte dell'anno, ma anche del periodo stesso. Ricordiamoci che venite da anni difficili, da un 2019, un 2020, con Saturno nel segno, Plutone nel segno, che ha portato insomma, molti di voi a vivere delle problematiche importanti, personali, professionali, di salute vostra, di chi vi sta accanto, di separazioni sofferte, insomma, venite da anni complessi. Non dimentichiamoci che poi, se nel Capricorno che rappresenta la Terra, la Terra come elemento, è ovviamente in quegli anni lì ha subito il trigono di Urano, di Plutone e Saturno e ha rappresentato il Covid, no? Quello che noi abbiamo visto, dato l'esplorare del Covid, è avvenuto con l'ingresso di Marte in Capricorno, se non erro febbraio e marzo di quell'anno, del 2020, l'esplorare decisivo. E lì il Capricorno, decimo segno dello zodiaco, quindi vetta della montagna, e sicuramente ha sentito gli effetti del Covid, di isolamento, eccetera, ma anche tutti gli effetti personali, individuali, di un distacco che ha condotto molti di voi a delle problematiche anche individuali, tolto il Covid molto serio. Quindi, insomma, avete vissuto due assi di picche insieme, introvabili nelle carte, perché ce ne sta solo uno. E voi avete fatto l'unplay di sfighe negli ultimi anni. Finalmente, con transiti del genere, possiamo definirvi uno dei segni più belli, più favoriti del 2023, ma anche del 2024. Questa è una buona settimana, se non fosse per questa Venere dall'opposizione del Sole che ancora qualche dissapore nella coppia, qualche momento di pigrizia eccessiva che potrebbe, insomma, condurvi a non essere completamente in fiducia verso voi stessi e verso gli altri, qualche momento di scoramento personale per qualche affare che non va, per qualche cliente che non paga, lo avrete, perché questa Venere rimane all'opposizione. Certo è che con pianeti così meravigliosi come Giove, Mercurio, il trigono del vostro Sole, Marte che è in Leone in Quinconce, che in qualche maniera vi regala poi quella voglia di cambiare, di trasformarvi. Certamente è una settimana in cui inizia, diciamo così, quello che è una bella evoluzione. C'è già, è già presente, molti già la sentono, però non siete ancora nell'esploit che dico io, ma che a breve avrete con l'ingresso sia di Venere in Vergine, lo avrete un po' tardino, però Marte in Vergine
E sicuramente vi regalerà lì proprio un esplorato pazzesco dei segni di terra, ma del Capricorno più che di altri segni di terra, perché... E quello lo avrete da luglio in poi. Ecco, lì veramente sarete proprio boom, una bomba, una forza della natura. Cioè, non possiamo lamentarci neanche adesso, rispetto agli altri anni. Quindi se facciamo un termine di comparazione, di paragone, amici miei, devo dire che, insomma, ben venga, sono più che felice per voi. Passiamo all'amore. Abbiamo visto che... La Venere si oppone al Sole della terza decade, ma in generale porta dei misunderstanding nella coppia, magari un distacco, una freddezza nell'espressione dei propri sentimenti. Particolar modo attenzione a martedì e mercoledì con una luna che attiva questa opposizione. Il giovane single può incontrare, però non ha ancora quella voglia di costruire, di fare, di disfare. Molti vivono delle illusioni. Condizionati da Nettuno, condizionati da Mercurio che appoggia Nettuno, a sua volta Giove lo appoggia, quindi molti vivono degli amori illusori che portano avanti da anni, ma che in realtà poi non vanno da nessuna parte, quindi vivono un po' quello che è il sogno di avere quella persona che magari è già impegnata, che magari è già occupata e rimane circoscritta lì dov'è, e rimane circoscritta ad un sogno. Ecco, Marte mi piace molto perché ingressa nell'ottavo campo solare e lì è un po' una spinta al cambiamento, in base ovviamente alle possibilità economiche che avete, alle possibilità anche intuitive che avete. È un cambiamento importante che può essere d'aiuto nel corso di questa settimana. Potreste investire ad esempio in borsa e Mercurio vi dà anche le giuste indicazioni al trigono del Sole con Giove, quindi ottenere anche dei buoni successi legati a investimenti attivi. Insomma, veramente poi si diversifica ovviamente da Capricorno a Capricorno, però non mancano le energie per avere dei buoni successi anche nel corso di questa settimana, dove comunque in via generale non siamo ancora nell'esplua della frequenza vibratoria più alta per il Capricorno, dove, ripeto, però non potete lamentarvi rispetto ad anni fa, quindi ben venga. Per quanto riguarda il lavoro. Allora, lavoro per il lavoratore autonomo, non vedo, diciamo, dei grandi exploit nel corso di questa settimana. C'è qualcosa che rallenta, c'è un progetto bloccato, c'è un contrasto con qualcuno. È vero che Mercurio è al trigono insieme a Giove, quindi c'è voglia di fare, quindi procaccerete nuovi clienti. Avrete situazioni sicuramente nuove che si palesano sul piatto del lavoro, sulle offerte di lavoro. Se poi ricercate altri clienti, questa è una settimana in cui sì, possono arrivare buone nuove. Però sotto il profilo del denaro rimane ancora un pochettino difficile magari riscuotere, magari avrete qualche spesa in più. Ecco, lì c'è qualcosa ancora che non è un meccanismo che ancora non gira nella maniera più giusta, ma non vi preoccupate perché poi a breve, ripeto, l'inserimento di Venere nel segno del leone che ci rimane per sacco di tempo, perché fino a ottobre lo avrete, sicuramente vi regalerà denaro, possibilità di ottenere con facilità denaro ingressando poi nel vostro ottavo campo solare, qualora siate Capricorno puro, quindi Capricorno ascendente Capricorno. Altrimenti vi invito a chiamarmi per verificare in base alla vostra domificazione dove questi pianeti agiscono. Tuttavia, è un Capricorno per il dipendente positivo. Se invece per il lavoratore autonomo voi lavorate, procacciate clienti nuovi, fornitori nuovi, insomma, situazioni nuove che si possono palesare e si paleseranno nel corso della settimana. Per quanto riguarda i dipendenti, invece, è tutto un po' statico, un po' fermo, c'è un po' di inerzia, un po' di pigrizia, un po' anche di insoddisfazione. Quindi in qualche maniera sotto il profilo energetico, mentale e del cuore vorreste di più, vorreste fare qualcosa di diverso, siete un po' stanchi, ma non accade niente di sconvolgente all'interno dell'ambito lavorativo se siete alle dipendenze, come ho sottolineato. Quindi capite che è sì un Capricorno, tutto sommato, che ha un terreno fertile e sta piovendo ancora per alcuni. Ma ovviamente dopo la pioggia questo terreno fertile farà fiorire meravigliosi tulipani che sono ovviamente i successi della vostra fatica e dei vostri sacrifici. Quindi siete veramente sulla strada del successo, congratulazioni, vi do un 8. Acquario, amici dell'Acquario, passiamo subito all'analisi, diciamo, meno bella, che a me piace subito essere bello diretto, avendo poi io forti componenti capricornine, forti componenti scorpioniche, andiamo subito a vedere quello che va aggiustato. Quello che va aggiustato è un'eccessiva generosità, perché i nativi del segno, donna e uomo, tendono a essere generosi, ad avere una scarna considerazione del denaro. Questo perché è un segno d'aria. Non vuol dire che Aria hai la testa fra le nuvole, è una stupidata unica. Io a volte ascolto
Se, nulla togliere perché esistono degli astrologi veramente molto molto in gamba, ma a volte ascolto dei ragazzi che si mettono a fare oroscopi, previsioni su TikTok, su YouTube, magari anche degli shorts di YouTube, ma che non hanno nessuna competenza astrologica, quindi cosa dicono? Dicono guarda, gli acquari hanno la testa fra le nuvole, cioè io dico vabbè, lasciamo perdere, questo per avere delle visualizzazioni in più, per essere pagati, perché poi insomma c'è tutto un marketing dietro, una macchina del commercio dietro agli oroscopi che è incredibile, ma noi siamo qui per fare astrologia per quanto riguarda tecnica e veritiera il più possibile legata alla lettura del moto dei transiti con relative interpretazioni. Poi sappiamo che le interpretazioni sono tantissime, qui insomma non è che ci voglia Einstein, però ci sono dei punti fissi. L'astrologia, la forza dell'astrologia è quella che attraverso questi punti fissi noi possiamo definire quello che ci capiterà. Allora, passiamo all'acquario. Dicevo agli amici dell'acquario. La generosità caratterizza e in qualche maniera blocca l'evoluzione del vostro segno, perché le spese che avete avuto sono state tante, avete avuto tante difficoltà anche per arrivare a fine mese, molti acquarietti, molti hanno anche, diciamo, fatto il passo un pochettino più lungo della gamba. Questa settimana è una settimana in cui c'è una profonda revisione, così come per altri segni fissi, tra cui lo scorpione, il leone e il toro, ma in particolar modo per voi acquariani, che avete dal canto vostro sì lo stimolo di Giove, ma soprattutto l'opposizione di Marte. Opposizione che non è proprio piacevole, perché vi rende un po' bloccati nei vostri progetti, nelle vostre situazioni personali, un momento in cui sì, molti vogliono cambiare, ma hanno difficoltà finanziarie, molti hanno firmato dei contratti, anche lavorativi, artistici, che sono ovviamente da cui non si può uscire, no? Molti acquari, miei colleghi artisti, vivono le situazioni con dei propri agenti, con dei propri rappresentanti che non sono piacevoli, ma questo Marte che fa? Non fa nient'altro che ingigantire un momento in cui forme di prigionia, forme di difficoltà rispetto a quella che è una profonda libertà che caratterizza il segno si manifestano. Ora voi Marte lo sentite tanto perché all'opposizione del Sole ci racconta di prigionie, simbolico anche fisiche, perché alcuni di voi con transiti del genere potrebbero insomma, ricevere anche notizie sgradevoli, di cui non voglio ovviamente parlare qui perché ripeto, questi video devono essere ad un livello energetico alto o quantomeno tale per molti. Marte però porta sensazioni di frustrazione, sensazioni di difficoltà, sensazioni di isolamento. Abbracciatele, non colpevolizzatevi, è un periodo che durerà fino ai primi di luglio. Cercate di migliorarvi il più possibile mettendo in atto quelle che sono vostre strategie di miglioramento. C'è chi legge, c'è chi va in palestra, c'è chi inizia un nuovo corso di Pilates, yoga, scacchi, dama, quello che volete. Fate qualcosa per impiegare il tempo e non sentirvi fermi, perché è importante in questo periodo che avanziate nei vostri progetti, ripeto, personali e professionali, ma che sappiate anche che andrete incontro a un po' un blocco della vita. La vita non è che vi blocca perché è stronza, la vita vi blocca perché vi chiede in questo momento di raddrizzare il tiro. Forse qualcosa non funziona, forse una collaborazione non va più bene, forse il vostro modo di fare in una data situazione non è più congeniale. Ecco, tutte le risposte alle vostre domande arriveranno nel mentre del transito e nella sua conclusione. Quindi attendetevi un giugno e un primo di luglio, e ovviamente una conclusione di maggio, davvero ma stimolante non è vero, cioè vi direi una stupidaggine, diciamo una condizione energetica che vi può portare a riflettere e a cambiare anche di piccolo conto, ma sicuramente lo farete. Giove, parliamo di Giove. Giove, la quadratura al Sole è uno stimolo, è molto bello, è molto positivo perché lavora insieme a Marte. Marte vi spinge in qualche maniera a rivalutarvi, a rivalutare chi vi sta accanto alle situazioni. Giove alla quadratura genera lo stimolo, quindi è vero che Marte vi ferma e vi blocca, ma questo Giove di pari passo vi aiuta, vi invita a trovare gli escamotage per avanzare nella scala della vostra vita. Quindi non tutto il male viene per nuocere, in questo caso questa opposizione, questa quadratura possono anche essere maestre di un momento, di una fase della vostra vita in cui si richiede un ulteriore cambiamento. È già, voi venite da anni in cui il cambiamento è una parola che avete abbracciato perché con Saturno negli ultimi 2 anni sul vostro Sole 2021, 22 e 23, beh, ragazzi miei,
avete avuto tante situazioni capovolte, ribaltate, cambiate. Chi ha rotto una relazione importante, chi ha cambiato lavoro, chi ha cambiato città, chi ha comprato casa e si è messo a posto con un partner, chi ha trovato una persona congeniale con cui sta costruendo. A 360 gradi qui avete avuto dei cambiamenti radicali. Oggi i cambiamenti che vi sono richiesti sono sicuramente di minor intensità e di una dimensione molto più ridotta rispetto ai cambiamenti che avete avuto, ma certamente vi dovete confrontare con un periodo in cui ancora di cambiamenti parliamo. Questa volta dal canto vostro, ripeto, avete lo stimolo di Giove che è una ricerca del nuovo, del bello e del rinnovamento, uno stimolo positivo alla crescita. A breve avrete Mercurio in Gemelli, quindi vi aiuterà perché chiaramente Marte, che è un po' il caposaldo di questa analisi che sto traendo oggi qui con voi sul mio canale YouTube, verrà accompagnato da vari pianeti e Mercurio ingressando poi in Gemelli può sicuramente aiutare molti che rimangono un po' nel buio, malgrado transiti come Giove che possono aiutare o poi Venere, che è dall'opposizione che assumerà un tono diverso. Chiaramente questo Mercurio poi vi darà le risposte adeguate. Intanto questa settimana è una settimana, ripeto, in cui vedrete la vita rallentare, ma non scoraggiatevi, prendete in mano la situazione escogitando modalità nuove per sentirvi in movimento, simbolico o fisico, voto 7. Pesci, concludiamo la ciclica dei 12 segni lavorando con il segno dei pesci. Segno dei pesci che questa settimana, dal canto suo, ha pianeti per me molto positivi, perché poi ho sentito anche altri astrologi che sostengono che sia, diciamo, un periodo in toto negativo. Allora, non è un periodo in toto negativo. È vero che Saturno sul Sole è un aspetto planetario difficile, complesso, non possiamo negarlo che il segno dei pesci, insieme al segno della Vergine, siano i due segni più bisfrattati dalle stelle tra questo il prossimo anno. Questo è innegabile e sarebbe sciocco non dirlo e sarebbe ingiusto verso l'astrologia che è una disciplina sacra e rispettosa. Saturno è sul Sole dei nativi del segno dei pesci della prima decade. Ora molti hanno avvertito un'energia non positiva, hanno avvertito una modalità di esprimere la propria forza di volontà, la propria parola, il proprio pensiero diversa e in maniera anche inaspettata, in attesa, non voluta. Questo perché Saturno ci pone un freno, un'intensità diversa alle nostre parole, ai nostri pensieri, siamo più riflessivi, più malinconici, rivediamo la nostra vita a ritroso, ma anche ci proiettiamo in un futuro che in qualche maniera non appare così chiaro come lo era magari 2, 3, 4, 5 mesi fa. Questo è Saturno, la sua azione. Questa settimana siete benedetti dalla Venere di transito in Cancro, quindi ancora nuovi incontri per i single, opportunità di chiarirsi con il partner, situazioni anche extra matrimoniali, extra ufficiali, quindi mi riferisco gli amanti ovviamente, vengono ad essere aggiustate, vengono a essere equilibrate, quindi insomma andiamo ancora verso la necessità dal parte dei nativi del segno di trovare un equilibrio attraverso una sistemazione dei legami, non andiamo ancora nella direzione del taglio netto radicale, seppur quella vedrete che con l'andare dell'anno sarà l'unica necessaria per poter aggiustare la vostra vita, ma intanto siamo ancora ad una fase iniziale dell'azione, una fase embrionale dell'azione saturnina nel vostro segno. La vedrete accentuarsi a partire da luglio-agosto con la retrogradazione, lì saranno proprio cazzi per molti di voi, amici miei, perché lì dovrete proprio rivedere in toto tantissimo della vostra vita e quindi massima attenzione sarà da destinarsi con la retrogradazione, ma lo vediamo insomma fra un paio di mesi, insomma è abbastanza in là come tempo. Mercurio è in Toro, benissimo direte voi, ed è infatti benissimo. Potrete spostarvi di più, potrete firmare anche contratti per soggiorni brevi o lunghi all'estero, firmare anche contratti per spostamenti con il vostro partner per valutare nuovamente la vostra storia o approfondire un legame. Insieme a Mercurio c'è Giove in posizioni e gradi diversi, ma insieme danno un bel exploit di voglia di nuovo per i nativi del segno dei pesci, che può essere controproducente perché stesse trascinando un legame da cui non riesce a disfarsi, su cui insomma pondera il proprio futuro, su cui pesa e soppesa la propria vita futura.
perché Giove vuole rinnovamento e sapete molto bene che il rinnovamento passa attraverso i tagli netti di cui parlavo. Se invece avete accanto a voi la persona che a detta vostra è giusta, tutte queste voglie di rinnovarvi, di sentirvi differenti, con viaggi nuovi, situazioni nuove, chiaramente vedranno poi un momento di revisione e quindi questo Giove agisce ad oggi come un sole brillante, dorato, luminoso, ma potrebbe poi manifestarsi come la necessità da parte vostra di rianalizzare attraverso anche un viaggio, un programma fatto insieme, la coppia. Quindi niente, diciamo, in questo periodo è lasciato al caso, ma tutti i moti celesti che volgono al vostro sole, pur essendo positivi, sono tutti dei piccoli pezzi di un puzzle che si ricomporrà e che vi vedrà naturalmente cambiati o cambiate completamente alla conclusione del suo transito. Quindi comunque sappiate che la stabilità che ad oggi avete, ahimè, amici miei, dovrà essere completamente, radicalmente distrutta per poi essere ricostruita. Mi rendo conto che sono, insomma, parole dure e difficili da comprendere, ma vedrete che andrà esattamente come vi sto dicendo. L'astrologia non mente. Questa intanto è una settimana a cui vi destino un bel 7,5. Grazie per essere stati in mia compagnia. Ci sentiamo settimana prossima su RTL 102.5. Leggetemi sulle pagine di Novella 2000 in cui vi è l'intervista ai personaggi dello spettacolo e l'oroscopo settimanale e qui sul mio canale YouTube, josastrologia.com. Grazie.